Ciao, ora che abbiamo ripassato che cosa significa e come si individua la proiezione di un punto su una retta, passiamo a ripassare il concetto di proiezione di un segmento su una retta. E per fare questo apriamo un file di GeoGebra. Tracciamo sul piano una retta R e disegniamo un segmento esterno alla retta di estremi CD. Ora, come abbiamo imparato a fare precedentemente, individuiamo le proiezioni dei punti C e D sulla retta R. E per fare questo, tracciamo una retta S perpendicolare ad R e una retta Q perpendicolare alla retta R passante per D. I punti H e H', i punti di intersezione tra la retta S e la retta R, la retta Q e la retta R, sappiamo ormai che sono le proiezioni di C e di D sulla retta R. Ora costruiamo il segmento HH'. Il segmento HH' è la proiezione di CD sulla retta R. Se infatti noi ripetessimo l'operazione per qualsiasi punto P contenuto dagli estremi del segmento, quindi se individuassimo la proiezione di ciascun punto P appartenente al segmento CD, otterremmo una situazione di questo genere. Ricapitolando, il segmento HH' si definisce proiezione del segmento CD sulla retta R. Se modifichiamo la dimensione del segmento CD andando ad agire su uno dei suoi estremi, possiamo verificare che si modifica coerentemente anche la dimensione della sua proiezione. Quindi, la proiezione di un segmento su una retta è il segmento contenuto nella retta stessa e che ha per estremi le proiezioni degli estremi del segmento dato. Ora vediamo cosa accade alla nostra proiezione se cambiamo posizione sul piano al nostro segmento. Cominciamo con porre il nostro segmento su una retta parallela ad R. Quindi tracciamo una retta G passante per il punto C, ma parallela alla retta R. A questo punto prendiamo l'intersezione E tra G e Q e spostiamo il nostro segmento in modo da porlo in posizione orizzontale rispetto alla retta R. Possiamo notare una cosa molto interessante, che la proiezione, in questo caso, ha la stessa misura del segmento, cosa che non accadeva quando il segmento era in posizione obliqua. Se poniamo il segmento in posizione verticale, verifichiamo una cosa altrettanto interessante, che la proiezione del nostro segmento coincide esattamente con la proiezione di uno degli estremi del segmento di partenza. Quindi, muovendo il segmento sul piano e andando in particolare a modificare la sua posizione sul piano, abbiamo l'opportunità di verificare che possono esistere tre condizioni diverse
e molto importanti. Se il segmento AB è parallelo alla retta R, possiamo verificare che la proiezione del segmento è congruente al segmento stesso. Se il segmento AB invece è verticale, cioè perpendicolare alla retta R, possiamo verificare che la sua proiezione è un punto. E infine che se il segmento AB è né parallelo né perpendicolare, cioè è obliquo alla retta R, abbiamo sempre una proiezione minore del segmento stesso, cioè il segmento di partenza ha dimensioni sempre maggiori rispetto alla sua proiezione. Ora continuiamo e andiamo a studiare le proiezioni dei cateti sull'ipotenusa di un triangolo rettangolo e per fare questo apriamo nuovamente un file di GeoGebra. Come hai imparato attraverso un video precedente, costruisci un triangolo rettangolo sulla sua ipotenusa. Per brevità salterò tutte le fasi della costruzione. Traccia l'altezza relativa all'ipotenusa. Per fare questo, disegna la retta F passante per il punto A e perpendicolare alla retta R su cui poggia l'ipotenusa del triangolo rettangolo retto in A. Ora, il punto di intersezione H tra la retta R e la retta F sai ormai essere la proiezione di A sulla retta R. Ma questo punto di intersezione è anche l'estremo dell'altezza relativa all'ipotenusa del tuo triangolo rettangolo ABC retto in A. Ora nascondi la retta F che hai utilizzato per costruire l'altezza relativa all'ipotenusa del tuo triangolo. Sul cateto minore AB prendi un nuovo punto P e costruisci la sua proiezione sulla retta R. Quindi individua una retta perpendicolare passante per P perpendicolare ad R. Il punto di intersezione tra la retta R e la retta passante per P, il punto I, sarà la proiezione di P sulla retta R. Facendo scorrere il punto P lungo l'ipotenusa, ora dai traccia al punto I e fai scorrere il punto P lungo il cateto. Andando dall'estremo A all'estremo B, avrai individuato la proiezione BH, che è la proiezione del cateto minore sull'ipotenusa. Ora ripeti la stessa operazione individuando un punto P' sul cateto maggiore e, come nel caso precedente, individua la sua proiezione sull'ipotenusa. Quindi traccia una retta perpendicolare passante per P perpendicolare alla retta R e individua l'intersezione tra la nuova retta e la retta R su cui poggia l'ipotenusa. Il punto J sarà la proiezione del punto P1. Facendo scorrere il punto P1 lungo il cateto maggiore, potrai verificare che la proiezione del cateto maggiore è individuata dal segmento HC. Quindi definiremo d'ora in poi proiezione del cateto minore di un triangolo rettangolo sulla sua ipotenusa il segmento BH.
cubica e definiremo proiezione del cateto maggiore di un triangolo rettangolo sulla sua ipotenusa il segmento HC. Muovendo il vertice A del triangolo e cambiando quindi la sua posizione nel piano, verifichi che la proiezione dei rispettivi cateti cambia coerentemente con la lunghezza del cateto. Quindi, d'ora in poi, chiameremo il segmento BH, proiezione del cateto minore, e il segmento HC, proiezione del cateto maggiore. E d'ora in poi sapremo anche che l'altezza relativa all'ipotenusa in un triangolo rettangolo suddivide l'ipotenusa in due tronconi, in due segmenti, BH e HC, che sono rispettivamente la proiezione del suo cateto minore e la proiezione del suo cateto maggiore. Bene, ora sei pronto per affrontare lo studio dei teoremi di Euclide. Ciao, a presto!